Buongiorno e bentornati, spero di portarvi un po' di sole, anzi lo sto facendo sicuramente, lo vedete qui alla mia sinistra, vedete questa palla luminosa che ci consente insomma la vita, ecco oggi siamo molto, così, molto filosofici, ma inevitabilmente dobbiamo prendere un poco filosofia, no? Perché non so se abbiate già assorbito completamente la delusione per l'eliminazione dall'Europa League. Devo dire che è stata una delusione molto diffusa, non solo tra i tifosi che hanno cercato, così come abbiamo fatto ieri anche con gli amici della compagnia della Live, di trovare un po' non tanto i motivi della sconfitta quanto i motivi di questa situazione un po' particolare. Naturalmente intendo gli infortuni e tutto quello che stiamo vivendo, ma oltre a questo c'è stata proprio una grande delusione anche da parte dello staff, perché il nervosismo di Pioli, che poi ha chiesto scusa, ma insomma sono cose che capitano, è inutile rimarcarlo, perché così come ci sono le cose di campo ci sono anche le incazzature nel tunnel dello spogliatoio, ma a parte questo si è visto proprio dai volti dei giocatori, dall'espressione anche del mister, che era un'espressione più sconsolata credo di altre volte. È la delusione per un'eliminazione che alla fine sì è arrivata per un gol di differenza, ma che non ha poi messo in luce tutta questa differenza tra Milan e Manchester United, anzi, e considerate le disponibilità che hanno loro, considerato anche il numero di giocatori importanti che hanno loro, beh, questa cosa ci deve far riflettere sulla bontà del lavoro del mister. Adesso credo che sia evidente e penso anche che mister Arrigo Sacchi sia stato molto soddisfatto di vedere un Milan che, grazie all'applicazione tattica, grazie al lavoro di squadra, è riuscito per quasi l'intero del doppio confronto tener testa a una squadra che comunque è seconda nel campionato più ricco del mondo e devo dire che oltretutto tutte le nostre assenze non devono essere una giustificazione, ma non possono non essere, non si può non tenerne conto, ecco, perché io capisco quando dice Ibra quello che dice Ibra, cioè quando uno gioca deve prendersi la responsabilità, e questo è verissimo, però se al Manchester United togli Bruno Fernandes, togli, non lo so, Maguire, togli McTominay, che tra l'altro non ci doveva essere giovedì, ma insomma togli dei giocatori che sono stati determinanti per la crescita, per la costruzione della squadra, è evidente che anche loro possono andare in difficoltà, ed essendo comunque meno organizzati da un punto di vista tattico non avrebbero fatto la bella figura che abbiamo fatto noi, secondo me. Quindi è un Milan che ha dimostrato di esserci sotto l'aspetto dell'organizzazione, sotto l'aspetto anche della generosità. In fin dei conti abbiamo fatto quello che abbiamo potuto per tutto il tempo che abbiamo potuto farlo e insomma resto dell'idea che ci sia poco o nulla da rimproverare ai ragazzi. È evidente insomma, che l'episodio del gol è l'episodio determinante, dove ci sono state tutta una serie di errori sottolineati anche dal nostro allenatore, ma al di là di questo insomma credo che uscire così con una squadra forte come lo United, non fortissima rispetto a noi, poi vedremo magari che cammino farà in Europa League, ma insomma non è che si è secondi in Premier League così per caso. Beh, ecco, uscire con una squadra come il Manchester United, insomma, ci può stare, nel senso che tutte queste partite di alto livello in campo internazionale sono molte volte decise dai dettagli. I dettagli fanno la differenza, e i dettagli non è solo l'errore che può aver commesso Meite, che può aver commesso Kalulu in marcatura, che può aver commesso Donnarumma nella sbagliata lettura delle intenzioni di Pogba, ma è anche il fatto che entra un fuoriclasse e ti cambia la partita. Pogba ha cambiato la partita non solo per il gol, ma anche proprio per la qualità che ha messo, che ha portato, la qualità che ha messo in campo, insomma è andata così. Se questo sarà un passaggio importante per la crescita della squadra lo scopriremo, soprattutto a livello internazionale, ma adesso, proprio per poterci essere a livello internazionale la prossima stagione, sarà necessario cominciare a far punti. Sarà necessario cominciare a far punti e visto che adesso c'è la partita con la Fiorentina, dopo c'è la sosta, nella speranza che chi va in nazionale non si faccia male e chi sta qua possa recuperare, poi dopo però
attenzione, Sampdoria, Parma, mi pare Sassuolo, adesso il calendario il Genoa, non so, adesso il calendario non ce l'ho bene a mente, so che alla ripresa giochiamo con la Sampdoria e poi dopo con il Parma. Ecco, da lì in poi non ci sono più scuse, cioè non deve esistere più il discorso si gioca troppo, tutte queste cose qua. Non ci sarà più possibilità di errore e da parte mia non ci sarà più, come dire, l'indulgenza rispetto a un periodo complicato. Io voglio che dalla partita della ripresa con la Sampdoria, ma mi auguro anche già da domani, ma dalla partita con la Sampdoria in poi la squadra faccia di tutto e tutti quelli che sono correlati alla squadra facciano di tutto per presentarsi al meglio, perché non si può assolutamente pensare, ma non deve essere nemmeno, come dire, non deve essere nemmeno, non dovrei nemmeno pronunciare queste frasi, ma non si può pensare di non entrare nelle prime quattro, per ragioni che vanno dall'aspetto economico, dall'aspetto del nostro progetto, della crescita del nostro progetto, dell'attrattiva che si potrà avere nei confronti di certi giocatori, ma anche nei confronti di giocatori che ci sono già, perché è chiaro che un giocatore come Tomori, ad esempio, se lo vuoi riscattare, se tu vai in Champions League è più facile, come dire, trovare un grande accordo, visto che il ragazzo ha già comunque voluto mettersi in gioco venendo da noi con una formula particolare, che è quella del prestito di 6 mesi, che non è una cosa che tutti accettano, quindi anche questo è importante. Il lavoro di Maldini potrà essere agevolato, no? Senza naturalmente immaginarsi spese pazze, perché lo sappiamo che tra questioni di bilancio, questioni di politica, ecco, politica societaria intendo, non è che si possa fare un granché. Quindi sicuramente dovrà essere il solito mercato, diciamo, fatto bene, fatto con criterio, però l'accesso alla Champions League in prospettiva ti dà ampio respiro e ampia visibilità. Quindi non voglio nemmeno immaginare che questo Milan possa rimanere fuori dai primi quattro posti, anche perché, come dico spesso, sarebbe veramente un cataclisma sportivo. Nessuna squadra che ha vinto il girone d'andata è rimasta fuori dai primi quattro da quando quattro squadre vanno in Champions League. Quindi io assolutamente faccio volentieri a meno di questo eventuale record, ecco. Voglio però ribadire una cosa. Fino adesso e sicuramente anche in futuro siamo stati e saremo grati per quello che la squadra ha fatto, per le soddisfazioni che ci ha dato, per il lavoro fatto dal mister, per il lavoro di applicazione e di serietà messo in mostra dai ragazzi. Però da adesso in poi giochiamo una volta a settimana, a parte non lo so se c'è qualche turno infrasettimanale, ma insomma giochiamo una volta a settimana, ecco, e voglio assolutamente andare all'obiettivo, perché se non si dovesse centrare l'obiettivo dovremmo fare l'ennesima rivoluzione, perché voglio dire, al di là, ripeto, al di là degli infortuni, al di là di tutto, e mi auguro che siano anche finiti, cioè voglio dire, adesso io capisco la preparazione e tutto quello che volete, non metto il naso in questioni che non so, questione della preparazione, degli allenamenti, di queste cose, non lo so, non dico nulla, però adesso anche basta, cioè non è possibile che ci siano dei giocatori che veramente si spaccano di 2x3, dovrebbe essere fatta forse una valutazione anche sulla tenuta fisica di certi giocatori, no? Perché insomma un Rebic non può, io capisco Ibra che ha 40 anni, ma un Rebic non può saltare metà delle partite, al di là di tutto, no? Ecco, al di là di tutto, quindi anche strutturalmente sul giocatore andrebbe fatto, ma andrebbe sui giocatori che si rompono spesso, andrebbero fatte delle valutazioni, no? Perché non è possibile che si corra da 4 anni ininterrottamente e altri abbiano fatto in 4 anni 5 partite. Ecco, vabbè. Comunque, al di là di questo, io da adesso in poi voglio vedere il Milan che fa punti e che vince. Se questo dovremmo farlo attraverso una maggiore difesa piuttosto che un maggiore attacco, mi sta bene. Da qui in poi le sciccherie le lasciamo ad altri, da qui in poi quello che conta è fare punti. Dobbiamo risolvere la questione dell'attacco, perché adesso c'è evidentemente un problema di finalizzazione rispetto a quello che si produce, rispetto al gioco che c'è alle spalle, e lì, non lo so, o confidiamo che Ibrahimovic possa essere decisivo domani e che poi in nazionale non si rompa, ecco, e che quindi possa esserci nel finale di stagione, speriamo,
e altrimenti va studiata qualcosa di alternativo anche lì, così come il mister è stato bravo a cambiare un po' il gioco del Milan per proteggere meglio la difesa, dovrà essere bravo a inventarsi qualcosa. È ovvio che quei giocatori che ci sono non è che ci sia molto da inventare, perché se il gol ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, non ce l'hai. Salemaker, ma anche lo stesso Rebic, Leao, tutta questa gente qua, Çalhanoğlu, Brahim Diaz, tutti quei ragazzi, Samu Castillejo, non hanno gol nelle scarpe. Questo ormai è lampante. Quindi con una batteria di trequartisti così è molto difficile trovare delle soluzioni, ma magari, non lo so, una seconda punta, più giocatori, non lo so, qualcosa deve inventarsi il mister se continueremo ad avere questo tipo di problema, perché da adesso in poi bisogna fare punti. Riguardo alla partita di domani, è una partita che ci vede favoriti, perché comunque siamo più forti della Fiorentina, che è una squadra che ha vissuto una stagione di grandi aspettative e poi di scarsi risultati. Nell'ultimo turno ha comunque vinto, mi pare che abbia 7 punti sulla terz'ultima in questo momento, quindi una situazione di classifica tutto sommato relativamente tranquilla, deve fare ancora qualche punto per sistemarla, ma insomma credo che il campionato della Fiorentina si stia ormai delineando in un campionato medio, cioè anche tutte le indicazioni, insomma, a parte il fatto che è la squadra che concede più calci di rigore, questo potrebbe essere un vantaggio per noi, visto che dobbiamo cercare comunque di aggrapparci a qualsiasi cosa, anche magari a un calcio di rigore per fare gol, perché no? Comunque c'è bisogno di fare una partita seria domani, perché indubbiamente avremo la stanchezza della gara di giovedì e anche un po' appunto questa delusione che spero possa essere superata e trasformata magari in voglia di fare bene questo finale di stagione. La Fiorentina, dicevo, è una squadra che ha dei problemi in difesa, indubbiamente, ha una difesa che non è molto forte, è una squadra di giocatori molto pubblicizzati, ma che in questa stagione non hanno reso un granché. Penso a Milenkovic, un giocatore che insomma dal punto di vista nominale vale, secondo la Fiorentina, 40 milioni di euro, ma io sinceramente non li spenderei mai per Milenkovic. Ma poi ci sono altri giocatori, insomma è chiaro che i grossi pericoli arrivano da Ribéry, arrivano da Castrovilli, 6 in giornata, e poi arrivano da Vlahovic, che è in un buonissimo momento, ha fatto 3 gol nell'ultimo turno ed è un giocatore molto interessante e di prospettiva. Naturalmente poi sapete che quando uno segna un paio di gol e veste la maglia della Fiorentina viene subito accostato al Milan, e quindi il gioco è questo, e Vlahovic potrebbe essere l'attaccante del Milan della prossima stagione. Poi vai a leggere, Commisso vuole 60 milioni, non so quanto vuole, insomma, vuole 60 milioni di euro, dice vabbè, ok, arrivederci e grazie. Insomma, diciamo che la Fiorentina appunto è questo, secondo me, una squadra che è partita con delle grandi ambizioni e poi invece nel corso della stagione, un po' anche per scelte dirigenziali che non sono state precise, perché la scelta ad esempio di confermare Iachini, che comunque è un buon allenatore, ma è un allenatore per casi disperati, per missioni salvezza, e non certo un allenatore per andare a prendere obiettivi più importanti, no? Quindi lì c'è stato il primo errore, e dopo insomma, Prandelli ha fatto un po' quello che ha potuto. È una squadra un po', diciamo, senza anima, ecco, se dovessi definire la Fiorentina, una squadra un po' senza anima. Vedremo domani. In ogni caso, la partita è importante, la trasferta è difficile, il campo di Firenze è sempre stato scorbutico, Ramaccioni ha detto che lui si accontenterebbe di un pareggio domani, io sinceramente no, ma comunque vediamo come va. Un'ultima cosa che voglio dirvi e che mi sta cominciando a infastidire sono gli elogi incondizionati al nostro allenatore. Questa è una pratica che ho visto fare già in passato con Montella, poi ho vista fare a livelli stratosferici con Rino Gattuso, adesso comincio a sentirlo anche per il mister Pioli. Allora, quando succede questa cosa, c'è qualcosa che non va. Cioè, intendo dire, quando si comincia a elogiare in maniera così, voglio dire, in maniera in questo momento insensata, perché è vero, il mister ha fatto un buon lavoro, ma
ci vediamo alla fine della corsa per vedere chi arriva al traguardo e come si arriva al traguardo, no? Quindi bene, molto bene fino adesso, ma raggiungiamo l'obiettivo e poi dopo ne parliamo. Ieri ad esempio Sandro Piccinini ha detto: io se fossi il Milan rinnoverei già il contratto Pioli. Ecco, io queste cose qua quando comincio a sentirle mi viene un po' il sospetto, cominciano le marce di elogio nei confronti dell'allenatore. E questo non è una buona cosa, non è una buona cosa, perché gli allenatori passati del Milan che hanno ricevuto tutti questi elogi sono quelli che ci hanno fatto rimanere lì, che ci hanno fatto rimanere lì a metà per non dare troppo fastidio. Non mi è piaciuta questa cosa. In ogni caso, vediamo domani, ci sentiamo prima della partita, vi auguro un buon sabato, passatelo bene, liberate un po' la mente. E naturalmente so che lo farete perché non siete dei fanatici come me, quindi insomma ci sentiamo domani in mattinata e poi dopo nel post partita di Fiorentina-Milan, sperando insomma di poter andare alla sosta con una boccata d'aria, no? Ecco, ciao a tutti.